Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video credo abbastanza flash, nel quale ci andiamo ad analizzare la carta Momenti giocatore di Goretzka, che è uscita alle 19 di domenica, e in più andiamo ad analizzare anche il buon Laporte, che è una carta che trovate negli obiettivi, che in tanti mi avete chiesto. Quindi andiamo a vedere subito il primo, ovvero il buon Goretzka nazionale, una carta che in un modo o nell'altro ogni anno ci ritroviamo sotto forma di versione speciale. Quest'anno ce l'hanno rifilata così, sotto forma di SBC, per quanto riguarda l'iniziativa che ha tenuto per appunto l'emergenza coronavirus. E anche l'anno scorso, se non erro, uscì una SBC Tots di buon Goretzka, che si aggirava più o meno sempre sui 600k. Ho visto che su Xbox sta a 500 e quasi 600 su Play, quindi comunque prezzo diciamo da top giocatore, così come da top giocatore sono anche le sue statistiche. Ma andiamo per gradi, infatti si parla comunque di un cristone di 1,90 m con 3 mosse abilità e 4 piede debole, quindi diciamo che per fare il CDC in un 4-2-3-1, in un 4-4-2, il CC in un rombo o anche in un 4-4-2 stile un po' più bilanciato, sicuramente il buon Goretzka ci va alla perfezione. Il walk rate alto normale non è un grossissimo problema, specie se avete uno stile di difesa abbastanza manuale, insomma non ne risentite. E per quanto riguarda le statistiche, abbiamo ottime statistiche per quanto riguarda la velocità, con un'ottima accelerazione o comunque una buona velocità scatto, che dunque gli permette di essere rapido anche nell'andare a recuperare magari su palle filtranti, eccetera, eccetera, eccetera. Paradossalmente, anche le statistiche di tiro sono messe veramente on point. Difatti vediamo finalizzazione addirittura 88, potenza tiro 92, tiro dalla distanza 97, cosa che permette al buon Goretzka di essere anche pericoloso quando arriva magari al limite dell'area e darvi una possibilità in più dunque di finalizzare l'azione. Per quanto riguarda i passaggi, abbiamo passaggi da top player, difatti abbiamo 93 di corto e 87 di lungo. Un ottimo parametro di agilità, un'ottima reattività, peccato per l'equilibrio che insomma non è proprio dei migliori, ma stiamo parlando comunque di un giocatore di 1,89 m, quindi è chiaro, quel valore dipende dal suo body type, e è da vedere se con l'L2 questo giocatore risulta abbastanza agile nell'andare a temporeggiare su quelle che sono le linee di passaggio, ma credo, visto che ho provato il base, già lo faceva discretamente, che questo qui nella sua versione TOTS sicuramente andrà alla grande. Per quanto riguarda poi le statistiche difensive, insomma, abbiamo anche qui parametri da top player con intercettazione 88, contrasto in piedi 82, scivolata 81, lettura difensiva 80, e sono tutti quanti valori diciamo perfetti per i ruoli che va a ricoprire il buon Goretzka. Anche un'ottima aggressività, forse un po' con la forza pecca, però comunque 81 è un buon valore, resistenza 93 al massimo, praticamente elevazione 80, fanno di questo Goretzka un ottimo giocatore. Adesso il mio consiglio è quello comunque di andare un attimino ad aspettare l'evoluzione del gioco, nel senso che comunque piano piano stanno iniziando a uscire i vari tots dei campionati, quindi visto che questa è una carta che avete il tempo di andare a sbloccare, potete andare magari ad abbassarne il prezzo con qualche pick, potete vedere se magari non esce una carta scambiabile che potete andare meglio ad inserire e che costa meno. Fatto sta che comunque se ne avete la possibilità con Icon, magari avete una Bundesliga, avete dei tedeschi, avete un Boateng con il quale potete andare a linkare sto Goretzka. Secondo me è un investimento che potete andare a fare tranquillamente. Per esempio, io l'anno scorso, vabbè, off topic, me lo andai a sbloccare col Goretzka Tots che uscì e mi ci trovai veramente da Dio. Sempre un giocatore che nel bene o nel male ho saputo apprezzare. Quindi, giusto per concludere, direi poi stili d'intesa per il buon Goretzka consigliate, un'ancora, un'ombra, ma pure un sentinella sono perfetti. Passiamo invece al buon Laporte, un altro giocatore esattamente di 1,89 m con due abilità, tre piede debole, vabbè insomma per un difensore non è un grossissimo problema, il work rate normale normale ci può stare per un difensore centrale ovviamente, però
Per quanto riguarda le statistiche, vediamo subito una criticità per quanto riguarda i valori della velocità. Difatti, 70 di accelerazione e velocità scatto 76 mi risultano un po' pochini, soprattutto per quanto riguarda la difesa delle palle filtranti, perché una volta che questo qui ha lasciato dei metri all'avversario in campo aperto, secondo me difficilmente va a recuperare. Per quanto riguarda passaggio, per un difensore 83 di corto e 82 di lungo sono veramente delle grandi statistiche, ha anche un'ottima reattività, quindi questo significa che comunque con l'L2 insomma si muove bene, buon support, anche se non so che tipo di body type ha, quindi tutto è rimesso anche poi all'analisi del body type che il buon support mostra in game. Anche un ottimo controllo palla, un'ottima freddezza, statistiche difensive tutte quante al posto giusto. Piccolo nodo al petto nell'aggressività 82, perché io preferisco giocatori con almeno 90 o quel parametro in più in su, quindi vai a vedere che ne so, un Diego Carlos, un David Luiz, un Virgil, un Piquet Tots, del quale vi farò la review prossimamente. Nei prossimi giorni, in realtà andrò a registrare adesso, ma ve la vedete nei prossimi giorni. E niente, quindi per quanto riguarda solo Laporte, il mio giudizio è magari è meglio, che ne so, di un Lenglet base, di un Davinson Sanchez, di un forse anche di Varane base, non saprei, anche se io Varane lo amo. Fatto sta che comunque il discorso che io faccio con una carta di questo tipo è che raga, è gratis, sta negli obiettivi, quindi non dovete fare altro che sbloccare degli obiettivi e quindi perché non farlo? Certo, magari vi fate un po' il sangue amaro a dover completarli tutti, però poi ve la ritrovate, magari la sacrificate in una SBC, magari proprio quella di Goretzka e avete sempre una carta che magari poi potete utilizzare e scoprire che vale, perché infatti il discorso che vi faccio sempre anche sui difensori centrali è che ogni difensore centrale può avere giudizi diversi a seconda della persona che lo valuta, perché gli stili di difesa sono vari e ognuno di noi può trovarsi come una carta, così come un altro con la stessa può non trovarsi. Quindi, il consiglio, diciamo, aureo è sempre quello di andarli a provare, soprattutto quando sono gratis. Che dirvi? Per l'analisi del buon Goretzka e del buon Laporte, quindi è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento qui sul canale con un prossimo video prossimamente. E nulla, ragazzi, ci si becca ogni giorno su Twitch alle 12 alle 16.